Bentornati a Video GTV per la promozione delle cantine e la vendita del vino. Oggi si parla di LinkedIn. Infatti, nelle stories che avevo lanciato la settimana scorsa sul mio profilo, avevo chiesto LinkedIn o influencer marketing, ha vinto LinkedIn. Non vuol dire che l'influencer marketing non ne parliamo, anzi, ne parlerò magari prossimamente. Veniamo a noi LinkedIn. LinkedIn Italia è stato visto da sempre e ahimè tuttora è visto così come il luogo dove pubblicare il proprio curriculum in una nuova versione. Tanti lo vedono ancora così, ma ahimè sbagliano di grosso. Sì, è un luogo dove le opportunità si possono trovare opportunità di lavoro interessanti per tantissimi ruoli professionali. È un luogo dove chi lavora all'interno delle risorse umane è il luogo probabilmente oggi principale, ma non è solo quello. Anzi, LinkedIn è il luogo, che cos'è? È il luogo perfetto per tutti coloro che hanno deciso, se andate a vedervi i video GTV precedenti dove parlavo di brand e personal brand, è il luogo perfetto per chi ha deciso di puntare sul proprio personal branding. Questo perché? Perché le persone all'interno di LinkedIn, quanti italiani ci sono innanzitutto? Ci sono 12 milioni alla fine del 2018, le statistiche dicevano quello. E sempre più spesso viene utilizzato per creare nuove relazioni professionali, per entrare in contatto con nuovi fornitori, nuovi potenziali clienti, nuovi potenziali collaboratori, nuovi potenziali colleghi che magari nascono dai nuovi interessanti associazioni, opportunità, eventi. È il luogo dove poter crescere a livello professionale anche attraverso i contenuti che all'interno della piattaforma si trovano, perché le persone, visto che puntano sul proprio personal branding attraverso questa piattaforma, sono predisposte a condividere contenuti di qualità, proprio perché le altre persone vogliono fruire dei contenuti informandosi su quello che è il loro lavoro e le loro passioni. Quindi se avete scelto di impegnarvi nel personal branding, impegnare la risorsa tempo in questo caso, proprio perché LinkedIn necessita di tempo, come tutte le piattaforme bisogna viverle, ma LinkedIn soprattutto, LinkedIn parte dal profilo, è la figura principale all'interno di questo social media rispetto a Facebook, dove magari possiamo vedere la pagina come figura principale. C'è anche la pagina su LinkedIn, ma magari ci arriviamo dopo. Il profilo è la parte centrale di LinkedIn. Quindi, innanzitutto bisogna costruire un profilo corretto. Una foto corretta, trovate se vi fa piacere. Io ho pronto, lo mando sempre a chi si iscrive ai miei corsi all'inizio, proprio prima di iniziare il corso. Mando alcuni bigini, alcuni ebook. Tra questi, ho 10 consigli per fare un buon profilo professionale di LinkedIn. Ce l'ho. Se vi fa piacere, scrivetemi, mi date la mail e ve lo mando. Comunque, un buon profilo corretto. Una creazione di una rete, quindi di la rete di LinkedIn, che cos'è? È le amicizie di Facebook, ok? Lì su LinkedIn si chiama entrare in collegamento con le persone perché state creando la vostra rete professionale. Proprio sul concetto di rete professionale, come nella vita normale, immagino che non andreste a partecipare a tutte le associazioni che vi chiamano, a tutte le opportunità di business che vi chiamano. Ma le selezionate in base al tempo, al periodo storico in cui vi chiamano, alle persone che ci sono, le opportunità che vi sembra che vi possa tornare questo tipo di evento, di persona che vi conoscete, così dovreste fare, a mio parere, anche su LinkedIn. Non dico di non accettare tutti o di escludere qualcuno a priori, però dovete aver chiaro con chi volete iniziare a creare una relazione professionale, con chi volete allargare le vostre conoscenze e condividere quindi anche i vostri contenuti e le vostre azioni sui social media. Quindi i primi due passi sono aver chiaro che LinkedIn parte dal profilo. Bisogna costruire un profilo in modo corretto. Potete chiedermi l'ebook come scrivere, come creare un profilo corretto, 10 passi e come funziona LinkedIn. Creare una rete, quindi non chiedere amicizia a caso, ma sensata per quali sono quelle persone sulle quali volete condividere i vostri contenuti e oppure interagire voi con i suoi contenuti di questa persona e iniziare quindi ad attivarvi all'interno del attivarvi sulla piattaforma LinkedIn. Attivarvi vuol dire che avete deciso di investire delle risorse, in questo caso del tempo. Perché LinkedIn necessita di tempo. Io lo dico sempre ai miei clienti prima di partire, che tipo di risorsa, faccio sempre questo discorso, quante risorse abbiamo su questo progetto di comunicazione digitale? E non si parla solo esclusivamente
di soldi, ma si parla soprattutto anche di tempo, perché un concetto che cerco di raccontare sempre, che voglio condividere anche con voi, che il web marketing, il social media marketing che è all'interno del web marketing, non è fare un'azione via, non è fare una campagna, metterci dei soldi e pubblicizzarle via. Quelli sono concetti di una comunicazione vecchia, che non funziona più oggi. Il web marketing è un percorso, soprattutto su delle aziende dove magari devono iniziare ancora a questo percorso di trasformazione digitale. È un percorso che deve portare dei risultati, non che bisogna aspettare degli anni, però che va continuamente alimentato con delle azioni. E quindi per continuare a ottenere dei risultati, fare il percorso corretto, bisogna avere chiaro quali sono le risorse, tra i quali il tempo che una persona può dedicare. Però se una persona ha deciso di dedicarsi sul suo personal branding e quindi sta già investendo del tempo, beh, allora LinkedIn è la piattaforma perfetta. Profilo, rete. E successivamente i contenuti. Che tipo di contenuti condividerò con le persone e che azioni farò con chi vorrò iniziare a interagire? Queste sono le cose principali di LinkedIn, posto perfetto per fare personal branding. Dicevo che LinkedIn però ha anche le pagine, che però non vanno viste assolutamente come le pagine Facebook. Si chiamano, diciamo che si usa spesso dire che LinkedIn non è Facebook, e questo ve lo dovete stampare bene in testa se volete iniziare a utilizzarlo professionalmente. Le pagine non sono come quelle di Facebook perché offrono delle opportunità diverse, simili ma profondamente diverse. Innanzitutto, la crescita di una pagina è decisamente molto più complicata, proprio perché è l'algoritmo di LinkedIn che all'interno il contenuto, per far sì che che interagiscano le persone con questo contenuto, è molto più complicato apparire in bacheca delle persone rispetto a Facebook, dove magari ti basta aver profilato bene un audience, un pubblico al quale far arrivare questo contenuto. Su LinkedIn le opzioni sono diverse e bisogna impegnarsi un pochettino di più anche a livello di strategia di pianificazione su chi e cosa voglio colpire. L'altra opportunità a pagamento, che comunque anche sulla pagina LinkedIn bisogna agire a pagamento, le altre opportunità sono dei messaggi a pagamento che si chiamano email, che sono dei messaggi decisamente performanti per quello che riguarda il coinvolgimento della persona che lo riceva, perché diciamo che LinkedIn stesso, attraverso la piattaforma, che una volta che fai questo messaggio sponsorizzato, mettiamola così, ti obbliga quasi tu che lo ricevi a leggerlo. Poi decidere di rispondere oppure no è un'altra cosa, però comunque queste persone che tu hai deciso di fare arrivare questo messaggio sponsorizzato lo legge. Però dobbiamo capire, ma a una cantina che deve promuoversi, che deve vendere del vino, che deve iniziare a fare degli eventi, è utile LinkedIn? Allora, onestamente, se dovesse partire da zero e dobbiamo darci delle priorità perché le cose da fare sono tantissime, non lo metterei in una prima fase. Diciamo che non sarebbe tra le prime cose da fare. Se invece al contrario, però, queste persone, la cantina, il proprietario della cantina decide di investire sul personal branding, quindi su se stesso, è andato a rivedervi ad ascoltarvi il video IGTV, allora gli consiglierei di iniziare a fare un'attività su LinkedIn corretta e di iniziare quello che si chiama il social selling, che non è vendere sui social media, ma è iniziare delle attività, è crearsi un calendario di giornata, dei processi all'interno della propria giornata, di azioni da fare che portino le persone che incontrano i tuoi contenuti e con le quali tu interagirai a entrare in contatto con te in modo sensato. Questo è il grande obiettivo del social selling. Chiaro che poi bisognerà vendere, però il primo passo della vendita, e LinkedIn è perfetto, questo è una sana conoscenza. È un inizio di una relazione professionale e dopo la conoscenza è un'acquisizione di fiducia reciproca. Chi sei? Cosa fai? Come lavori? Acquisire quindi contatti in modo corretto, quindi attraverso un'attività social selling, per se vuoi fare personal branding, LinkedIn è la piattaforma perfetta. Grazie di essere arrivati fin qui. Vi ribadisco che se vi fa piacere vi posso inviare via mail un ebook che ho creato che si chiama per aiutarvi a creare un profilo LinkedIn in modo corretto. Ciao e alla prossima!